Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video, un video vlog finalmente, che è un pezzetto che non rifaccio. Sono veramente stracontenta di farlo e farò video vlog fino a stasera, perché come avete capito dal titolo non faccio il video che dove vado dal tatuatore e basta, purtroppo fino a stasera, perché dopo usciamo. Adesso comunque vi spiego tutto. Se volete alzate il volume, perché parlo a bassa voce, perché c'ho sia mio figlio che mamma sta a dormire. Allora, sono strafelice, quindi come avete capito andrò a fare il mio tatuaggio. Andrò a fare il tatuaggio praticamente. Allora, come già ho detto in live, per chi l'ha vista, perché non l'ha vista lo spiego, io come tatuaggio mi volevo fare la boccetta dello smalto. E siccome non sapendolo devo farlo, comunque del colore rosso, lo faccio, no? Il colore classico, semplice, normale. Siccome non sapevo dove farmelo, ho fatto la live dove voi mi potevate aiutare, quale posto del corpo mi potevo fare questo tatuaggio. Alcuni di voi infatti mi hanno detto, mi hanno notato, lo potevo fare qui sotto al cavallo. Infatti mi pare un'ottima idea, non mi pare male. Che poi ci si dice perché lo smalto è rosso, il cavallo è rosso, arancione, vabbè, come vedete è giallo. E quindi qua sotto, proprio al cavallo, ci starebbe da Dio, credo proprio, non ci starebbe bene. Tanto una roba a frignetto cuscì, non è che è gigante. Una boccetta di smalto, tanto. E c'è la misura con la boccetta di smalto, io di. Però, la boccetta di smalto, adesso vediamo, perché io avevo in mente anche un altro tatuaggio, però ovviamente ne faccio uno, non è che ne faccio 20, Per adesso ne faccio uno. Però, adesso io so quale mi devono fare, se la boccetta di smalto oppure quest'altro tatuaggio. Quest'altro tatuaggio pure ve l'ho fatto vedere tra l'altro il cellulare del Huawei, che io l'ho visto e mi sono innamorata. Allora, questo bracciale, che è tipo bracciale tatuaggio, non ha un significato vero e proprio. C'è la gemma dentro, forse sì che sei preziosa, no? Che cazzo so. Sto robe così. Per quanto riguarda lo smalto, lo sapete, la mia passione per le unghie, il mio lavoro, eccetera, eccetera. Quindi è normale, la boccetta dello smalto ci sta tutta. Ci sta proprio tutta. Provo ad aprire una sigaretta un attimo. Ci sta proprio tutta. E quindi ok. Invece, perché voi sapete che comunque io, se io mi devo fare un tatuaggio, tutti i tatuaggi che io mi sono fatta, questi quattro che ho, scusate, tutti questi quattro che ho, hanno un significato. Io perché sì, avevo sempre detto che comunque. Scusatemi la mia cucina dietro. Io comunque avevo sempre detto che i tatuaggi comunque dovrebbero avere significato per chi li fa. Però può capitare anche, vedete come è capitato anche a me, devo fare un tatuaggio che non ha significato. Ma perché mi piace tanto? Siccome vedete, io non metto mai gioielli, bracciali, collane, orecchini, ma ogni tanto proprio ogni morta de papa, allora mi faccio sto bracciale, cioè sto tatuaggio bracciale lo chiamo, che pare un bracciale. Tipo quelli lì che si infilano in trama così belli lunghi, no? Almeno così dico, c'è un bracciale con la gemma, poi è più bello. Vabbè, però io non so se farmi il bracciale. No, io lo so, scusate, mi sono intrecciata perché non voglio svelare quale tatuaggio mandrò a fare. Quindi sto cercando, col fatto. Sto video è la terza volta che lo sto girando perché mi imbroglio. Allora. Quindi, allora io so quello che mi devo fare, se mi devo fare lo smalto, la boccetta dello smalto o questo tipo di bracciale. A voi non ve lo dirò dopo quando ho finito con la tatuatrice, ve lo farò vedere in macchina dopo, quando me la prende Roberto che andiamo via, ve lo faccio vedere in macchina. O prima, che devo aspettare lui che mi deve venire a pigliare, non lo so, dopo vedo. Comunque ve lo farò vedere quando la tatuatrice mi ha finito di tatuare. E allora lo smalto. La boccetta di smalto, vabbè, dai, non io ho fatto la foto, comunque è così che cade, cioè è in orizzontale, cade giù la goccetta e ci sta il pennellino vicino, che rialzo è alzato, comunque vabbè. Questo qui è il bracciale che avevo in mente di fare, cioè guardate se è bello, con la gemma dentro. Ok, io volevo fare questo bracciale come vedete nel polso, e vedete quest'altro pure bellissimo, infatti ero indeciso tra questi due. Partate, aspettate un attimo la boccetta, ero indeciso tra questi due, tra questo e questo. Questo mi piaceva di più perché non era tanto grossolano, un po' diciamo come questo qui, però vedi, rimane stretto e carino. Quindi io ho deciso, se mi devo fare questo, di fare questo qui, aggiungendo qua
la goccia finale che sarebbe questa qua sotto, questa qua verde, però me la faccio con le pietruzze così, uguale alla gemma questa realistica, che mi piace un bel po' realistica, è bellissima, mi piace un sacco. E poi mi piace tanto anche le perle qua intorno, mi piace veramente tanto. Se, queste qua, che sono colorate di bianco, prima celeste, poi un po' di violetto e in bianco per dare il riflesso. E poi ho detto che casomai qua sopra, io lo volevo vedere con la pallina grande, perché qua la pallina grande non c'è qui in mezzo del cuore, e qua sì. Lei però a me mi ha detto, la tatuatrice, perché intanto l'ho informata, intanto lei l'ho informata perché tante volte non volevo fare la boccetta, mi faceva, io perché mi sono fatta preparare intanto tutti e due i tatuaggi, perché io gli dicevo poi, sabato, oggi, quale tatuaggio mando a fare? Cioè, no, oggi, l'ho detto già di prima, però vabbè. E Sam ha detto, siccome non è bello ricopiare i tatuaggi di altre artiste poi famose di qua e di là, almeno così c'è anche una roba tua, mettiamo insieme tutti e due i tatuaggi. Nel senso, essa prende questo tatuaggio qui, lo mischia con questo, è uscito fuori questo qui, che mi ha fatto lei, questo schizzo. È bellissima la parte sotto che vedete, identica al primo tatuaggio che vi ho fatto vedere, a colore rosa, che c'è il cuore rosa, e il resto l'ha preso un po' dal primo e un po' dal secondo, e mi piace, molto carino. Aspetta, segreta. E a me mi piace, però solo che io ho detto, e questo qui adesso ve l'allargo, che vedete qui dove c'è questo rombino, questo qui ci volevo fare un'altra gemma ovale, credo. Qua sotto, come vi ho detto, sotto la punta ci farò la goccia, ovviamente sempre realistica, come qua nel cuore. E nel cuore dietro me lo fa realistico. E qua, infatti, ci volevo fare la pallina, questa parte qui rotonda, un po' leggermente più grande delle altre. Quindi ecco, io non so quale farmi, se mi fa, cioè, lo so quale mi andrò a fare. Voi non lo saprete se mi farò o la boccetta dello smalto o questo tipo di tatuaggio qua. Io, infatti, apposta la tatuatrice, mi sono fatta preparare tutti e due i disegni, almeno così vado, solo che adesso qui il disegno della boccetta dello smalto non ce l'ho. Quindi voi adesso in questo momento sotto al video lo stoppate un attimo e sotto al video mi commentate se andrò a farmi la boccetta dello smalto o il bracciale. Quindi vediamo, la maggioranza ha vinto, che ci ha indovinato, vediamo che senso ha, 10 persone ha detto boccetta, per esempio, che ne so, ma devo andare a fare il bracciale, 20 persone ha detto boccetta, 30 persone il bracciale, ha vinto quelli che ha fatto il bracciale. Vabbè, così per fare un sondaggio così. Così per fare un qualcosa di diverso nei miei vlog. Quindi mi raccomando, stoppate adesso il video, sotto il video commentatemi se andrò a fare secondo voi la boccetta di smalto o quel bracciale lì. Comunque, se io metti caso mi farò il bracciale, lo smalto lo farò, ci dovrei riuscire a farmelo sicuramente quest'estate, devo vedere. E se faccio la boccetta di smalto, lo stesso cazzo vale per il bracciale, insomma. Ecco. Quindi niente, farò questo vlog e vi dico un attimo in sintesi quello che farò oggi, e farà Roberto. Roberto dovrà fare 800.000 giri pure oggi, perché praticamente lui stamattina ormai ha fatto, doveva fare la doccia, la barba, poi doveva passare un attimo dal dottore per i genitori, deve prendere l'impegnativa, niente di grave, niente di che. Poi alle 10:30 c'è il taglio dei capelli, poi se fa in tempo deve andare a fare la spesa. Se non fai tempo a fare la spesa, lui cosa fa? Parte alle 2 da casa sua, viene da me alle 2:30, alle 3 devo stare là, che sta il fidardo, che ci vuole 15 minuti, 20 da arrivare. Arrivo là alle 3 precise. Lui va via, parte, ritorna a Senigallia, un'altra mezz'ora di macchina, va a fare la spesa, prende il cane, lo porta giù perché alle 5 c'è appuntamento qua da me, nel negozio di animali, per fare la doccia e tagliare il pelo, per fare il bagno e tagliare il pelo. E non va su da lui perché da là da lui costa un bel po', invece da me 20 euro, cioè lui no, paga 25 mi pare, o 30, una roba del genere, perché deve farsi il bagno, invece la mia ho pagato solo 20 euro, taglio del pelo, le unghiette. E poi da lì parte e viene qua su a casa mia, sta qua a casa mia. Io sono abituata a stare da sola, ho fatto 3 tatuaggi da sola, non è che non succede niente. Questo qui, vabbè, questo qui del cane, c'è stato anche lui un pezzetto, eravamo quasi finito la tatuatrice. Invece questo qui del polso, e questo sono stata da sola, ma non è che c'ho paura. Anzi, forse sono stata da sola e meglio, sono più tranquilla. Vabbè, quindi fa tutti questi giri. E poi lui gliel'ho detto, ma scusa, non fa spesa? Perché lui, se invece stamattina ci riesce ad andare a fare spesa, è una roba elevata, perché viene giù da me col ca, ma
accompagnala, ritorna, passa a casa mia e basta, mi aspetta qui a casa mia, cioè mi aspetta che l'orario in cui io finisco a fare il tatuaggio viene su a prendermi, senza che devi ritornare a Senigallia per andare a fare spesa. Io gli ho detto, ma scusa, adesso settimana c'è il tempo, è finita a fare Senigallia, se va a fare spesa, no? A me non è una roba che ti sei levato, l'uno no, e allora cavoli tu, hai fatto 100.000 giri, che te devo fare? E niente, quindi praticamente, insomma così. Lui dopo mi passa a prendere, io non vi dico nemmeno quante ore ci metto, quante ore ci sto, perché allora il bracciale, cioè, mi sono detto, ci vuole 4-5 ore, dovrei stare lì dalle 3 fino alle 7 e mezza, 8. E invece lo smalto, la boccetta smalto ci vuole un'oretta. Quindi non vi dirò nemmeno l'orario, quanto tempo ci sono stata, dopo vi dico tutto quando ho finito a fare il tatuaggio, vi dirò tutto quanto tempo ci sono stata, quanto non ci sono stata, eccetera, eccetera. E quindi dopo lui mi viene a prendere, andiamo a casa. Dopo, se fammi tempo, fanno qualche giretto, se no dopo andiamo, dopo tipo verso le 10:30 così viene sta coppia, ed è ancora l'orario, ce lo dobbiamo dire, che usciamo, Roberto sarà stracomorto pure, vabbè, che usciamo, che andiamo verso i chalet, lì arriva al mare, che c'è tutti i bar aperti, chalet aperti, ma no, va là, a prenderci un gelato, a fare una bevuta, quello che è, vabbè, io non bevo, in caso mi prendono un gelato, dai, vedo un po' se me va, e quindi niente. Così, insomma, si evolve la serata. Io ovviamente, comunque, vi ripeto, quando io ho finito con la tatuatrice ve lo faccio vedere subito, vi racconto tutto com'è andata. E quindi niente, mi raccomando, scrivetemi sotto nel commento. L'avete scritto già? Che non è un pezzo che l'ho detto, l'avete scritto se mi farò boccetta di smalto o il bracciale. Niente, io ragazzi vi saluto, vi stacco, non durerà tanto, credo, questo vlog. Infatti ho parlato tanto perché 12 minuti. E riprendo solo, ecco, quando casomai sto in macchina con Roberto, mentre sto andando là. Ovviamente, e lì vedo se riesco a prendere qualcosa da tatuatrice, ma non credo, non lo so, cioè, non vedo la certezza, insomma. E poi quando esco, dopo il resto, insomma, vediamo un pochino. E niente, ci vediamo dopo allora, mentre stiamo partendo io e Roberto per andare a farmi il tatuaggio, il mio quinto tatuaggio che non vedo l'ora. A dopo. Ciao, siamo in macchina, siamo partiti adesso per andare a fare tatuaggio. Parlo un po' piano perché Roberto c'ha il navigatore per arrivare a Castelfidardo. C'è anche Roberto, adesso è impegnato. E c'ha la rete delle mani, il navigatore, c'è la strada blu che indica dove deve andare. E niente, non mi sono truccata più di tanto. Ho messo solo questo rossetto qui un po' nude, mascara, matita e basta, sopracciglia, niente di che. Niente, sono emozionata tantissimo. E una cosa, su Instagram ho messo anche il sondaggio. Ho fatto vedere due tipi di tatuaggi, quelli che faccio, che vi ho detto sarà boccetta di smalto con l'altro tatuaggio, vi ho detto secondo voi quale andrò a fare, poi vedrò più tardi sulle stories cosa avete votato, insomma ormai non potete votare più, che questo video ormai lo vedete lunedì, il tatuaggio lo fate eccetera, quindi ok, non si capisce niente, non so dove andare, non ci stiamo a capire niente un attimo questo navigatore. E niente, sono emozionatissima, però non è che sono agitata o cosa, tanto ormai ho quattro tatuaggi che fa, questo è il quinto, però sai, sempre un po' di timore, di cosa c'hai. Il fatto è che è una cappella che ci ho state tante ore, bisogna vedere, dai. E niente, dai, vi saluto e ci vediamo dopo, non so se a fine, quando ho finito il tatuaggio, se ce la faccio riprendere qualcosina là. Ciao, come vedete sono fasciata. E allora, la tatuatore avete visto, ho preso solo quel pezzetto lì di video, quella ragazza lì, e lei è la mia tatuatrice, quella che avete visto. Madonna, fino alle 8:30 ci sono state. Lei mi ha detto che poi se non riusciva a finirmelo. Io non riusciva a finirmelo, ci ho dovuto un altro giorno, invece no, alla fine l'ha finito. Sono incefalofanata. Vabbè. E a me piace veramente tanto, ma è venuto proprio come volevo io. Sto fa un pezzo di videovlog, no, c'è Roberto, che sto a casa di Roberto. Ed è questo qua, infatti, adesso non lo vedete, non lo vedrete mai. Però è questo. Questo qui è il tatuaggio, ma è bellissimo, stupendo. Niente, dopo stasera, dai, tra un po' usciamo con degli amici. Poi mi sono scaricata la batteria, sono arrivata al 32%, però vabbè. E niente, oh, su sto tatuaggio, ragazzi, veramente non ho sentito niente, ho sentito, ve lo giuro, niente, proprio zero, non mi ha fatto male per niente, niente, niente. Dopo un po', ok, che mi stava smucinando l'int la pelle, è uscito un po' di sangue, ma io sinceramente non ho sentito proprio veramente niente.
Nada. Quindi praticamente ha vinto questo. Quindi mi sono fatta il bracciale. Quindi poi vedrò i commenti sotto cosa avete commentato, se avete commentato smalto o il bracciale. Dicevo chiamo bracciale. Comunque si chiama, questi tatuaggi qui si chiamano gli ornamental, ma come lo sapevo? Comunque vabbè. Comunque ve lo farò vedere casomai. Dai, domani riprendo il video casomai. Non faccio Wigo vlog, faccio un vlog unico che lo metto insieme, quello di domani a questo. Funziona questo, sto fumando perché ho finito a mangiare e quindi niente, eccolo qui, bellissimo, c'è la pietra lì con la gemma qua. Comunque adesso non vedrete niente, però ripeto, domani che adesso tanto è buio, è sera, domani comunque con calma e tutto quanto ve lo faccio vedere meglio, insomma. Ovviamente se deve finire a curare, l'ho fatta adesso, quindi è normale, ci vuole, quindi non lo vedrete mai realmente come sarà. L'ho già fatto il colore, ma l'ha scaricato, soprattutto il bianco, visto? Sta a scaricare il colore. Vabbè, niente, metto a tenere l'odore così. Scusate. E niente, adesso devo aspettare 10, vabbè, manca 10 minuti. Alle 10 le levo il cellophane, poi lo lavo e lo pulisco col sapone e poi dopo rimetto il cellophane, insomma, praticamente. E quindi niente. Sarò incellofanata per tutta la serata. E niente, dai, in caso ci vediamo più tardi, sarebbe domani. Credo di lasciar perdere qui, non lo so, boh. Vedo, in caso riprendo più tardi o dopo quando ritorno, ma non so perché sarò stanchissima, già siamo stanche adesso. O riprendo dopo quando ritorniamo. A parte no, che cacchio dico, devo riprendere dopo quando usciamo e faccio vedere un po' di chalet così cade usciamo, ci pensavo. Vabbè, ci vediamo dopo allora, dai. Ci sono capito niente, scusate, mi sono un po' sfasata. Dai, un attimo, non ci sto ancora. Vabbè. Ci vediamo dopo. Ciao, Roberto, ciao. Siamo usciti, ma è già da un pezzo. Siamo venuti qua a lungomare di Sinigallia, dove c'è la rotonda. Però se gela, cioè fa freddo proprio, poi vedete come sto, no? Cioè stavamo a gela Come sta? proprio. Seduta. Dai, so che sto seduta, vedi? Ma mi sto a congelare, veramente, cioè fa freddo proprio. Guardate il trucco qua, mi sa che ho dato tutto, ma frega un cacchio, trucco. Matita, mascara. Fino a prima che mi stavo toccando st'occhio, che c'ho qualcosa qui che... Boh, mi dà fastidio, mi fa male. Cioè, o è il mascara? Allora, tutta sporca qua. E niente, siamo andati via perché non ci si stava proprio. Cioè, la gente è nuda, c'è cioè, le ragazze, pantaloncini corti, vestiti corti, ragazzi, pantaloncini corti. Noi in freddo della Madonna, oggi stavamo invecchiando gli altri, non so, ma quelli pure più o meno ce n'è da nostra alcuni, anche un po' di meno, ma. Boh, vabbè. Due. E niente. E adesso stiamo andando a prendere famo una bevuta, un drink, diciamo, come dice Roberto, un drinks. E praticamente avevo preso la smartina, come vedete, la macchina del papà, perché con l'Audi dopo non si trovava parcheggio, che lunga quanto il colpo. Rieccomi, niente, scusate. E vi stavo dicendo, vabbè, e niente, adesso andiamo a fare una bevuta giù. Ma chi è che sta facendo? Madonna, c'era uno che si era incazzato, ha bestemmiato, ha fatto un casino, non so con chi ce l'ha, vabbè comunque. E praticamente stiamo andando in un bar, diciamo che è carino, che fuori ci sta le tavoline, sedie, è carinissimo, ci siamo andati più di una volta. E andiamo a fare una bevuta lì, almeno anche stiamo a sede, discorremo e... Tanto la passeggiata l'avevamo fatta, proprio di tanto no, perché veramente... Cioè se muore di freddo. E andiamo in questo barretto qua che è carino, dopo metto a sede lì, dopo vedo se riesco, riprendo qualcosina, e già dici uno. E famo una bevuta, stiamo lì e via. Niente. Non sarà un vlog chissà che, però era per farvi vedere il tatuaggio, vedete? Dopo a caso ho levato la pellicola, quella che mi ha messo il tatuatore, che mi ha detto dopo 2 ore lo devi levare, lo lavi e ci metti la pomata. Allora. Io ho levato la pellicola, l'ho lavato col sapone e tutto, e poi ci ho messo la pomata che mi hanno dato loro, non la bepantano, però proprio la pomata apposta per famo qua il semaforo, posso mettere rossa per i tatuaggi. E
E poi ho rimesso la pellicola, questa per una settimana devo fare così, fino a venerdì, credo. No, oggi è sabato, sì, fino a venerdì notte e poi dopo sto a posto. Però durante il giorno la pellicola la levo ovviamente. La tengo solo stanotte e dopo da domani la posso levare. E ovviamente se che mi capita una ragazza che deve fare le unghie, metti caso, stasettimana dopo che la pellicola me la metto per la polvere e tutto, quindi. E niente, dai, casomai ci vediamo più tardi o se riprendo qualcosa del bar, non lo so, se riprendo dopo vedo. Ciao, dopo. Vabbè, il semaforo qua diventa Sono verde. sceso un attimo che sta andando dai amici nostri dietro, ma è chiuso il bar, era questo, De Uliassi. Strano che è chiuso, uffa, adesso do cacchio andiamo. Che palle. Uffa, a me questo mi piaceva tanto, do cacchio andiamo. Pare che ci ho fatto la guerra con questi occhi, cioè voi poi non mi vedete tanto. Roberto sta là che sta a parlare con... Ah, ed è qua, mi sa. Uffa, che qui vedete, c'è tutte le seggiole qua. Ah, comunque la fine ha vinto questo, eh. Mi sono fatta il tatuaggio, che poi l'ho detto anche prima, però non so, mi ricordo se l'avevo detto, no, boh, ricordatemelo. Che ho fatto anche questo. Cioè, invece della boccetta di smalto ha vinto questo. Infatti su Instagram, sul sondaggio, ho notato che avete messo più voti su questo. Non so, dura 24 ore il sondaggio, poi vedrò più tardi. Se non è scaduto, già non so che ora è. Mezzanotte 5, mi sa di sì. Quanto è bello, ragazzi, guardate la gemma verde, ma bellissima. Dal vivo è più bello, eh? Bello un po'. Dopo lo faccio vedere meglio. Niente, dai, ci vediamo dopo. Vediamo adesso dove decido di andare. Scusatemi, Scusatemi, prima scusatemi, per il colpo di... Mi ha fatto più un colpo perché ha un fatto scherzo l'amica mia. Io praticamente, quando stavamo lì verso sto bar qua, qua c'è sta monella che sarebbe un night. Roberto mi ha detto, una night, fa la bevuta, ma cosci, te sbrego in dote, sbrego. Alla fine che succede? Perché ti fermi? Ah, non li vedi più. Vabbè, fermati qui, arriveranno, arrivati. Sì, eccoli. E niente, allora. Apposta Roberto mi ha aperto lo sportello, che mi ha fatto più un colpo, che mi ha fatto. Oh, non ci vuole venire andare. Qui voglio fare scherza beta, no? Sono andata la beta, ma dai, andiamo andare. Io ci sono andata mai per curiosità. Avete detto, ma a me che cazzo me ne frega delle donne nude, no? Ho capito, ho detto, ma io non ho visto mai, sono curiosa, fammi vedere, no? Cioè. E se ha detto, se c'è anche gli uomini, sì. Ma gli uomini ci sono, ma stanno lì a bere o fa altre robe, no? Sicuro non è che stanno lì a ballarsi, spogliano, no? Io ho detto dai, non ho visto mai donne nude, ma cioè così per curiosità mia, io ho detto, fanno tutto lì, no? Roberto mi sono curati di ridere a fine, ho detto, beta, ma te pare che io vado a night con lupo, se no? Ma proprio, guarda, sei sganassù, proprio, no, no. Vabbè, niente, adesso qua è chiusa, abbiamo deciso di andare, che se vabbè, cazzate le nostre, abbiamo deciso di andare giù in città a fare un aperitivo, no, ieri aperitivo, una bevuta lì, in un altro bar dove siamo andati tempo fa, eravamo lì. E vedo se li posso riprendere, non lo so, non vi dico, non vi assicuro niente. Se non vedete il pezzo del vlog di al bar, mi vedrete direttamente, credo, quando starò a casa, appena mi sono spogliato, messo il pigiama, ho fatto tutto. E casomai un attimo il tatuaggio, vedo se la faccio farlo vedere. A dopo. Allora, frutti di bosco, limone, zucchero, ginger, cosa bello. Gli amici nostri sono andati al bagno, credo. Io prendo, che è un alcolico, ragazzi, questo qua, Sugar Passion, che è passion fruit, lime, zucchero e succo d'arancia, se no quest'altro non mi piace. Credo. Come si chiama? Sugar Passion. Me lo ricorda Sugar Passion? Te cosa prendi? Niente, perché hai bevuto prima. Bello sto posto, tutto rustico, mi piace. Tutto so rustico, guardate se bello. Ciao! Siamo tornati. Niente, siamo tornati praticamente. Adesso un attimo mi è successa la sigaretta. Mi sono un attimo andata una struccata, vabbè, mascara, come dicevo prima. E niente. Alla fine siamo andati, abbiamo trovato giù in città. Praticamente siamo andati. Non mi fa male il braccio così. Testo bar carinissimo che. Entri invece vai in discesa che c'è le scalinate giù. È tipo è come rustico, c'ha le mattonelle così, poi l'avete visto, siamo stati lì. E avete visto solo Roberto perché l'altra coppia è andata al bagno. Ho fatto la bevuta, io ovviamente ho bevuto alcolico, ho bevuto sto Sugar Passion si chiamava, una roba del genere, mi pare, se non vorrei sbagliare. E buonissimo la frutta, ma buono un po'. Buono, 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 mi è piaciuto tanto.
Dopo niente, dopo da lì siamo andati via, anche perché adesso è 1:15 di notte. Comunque, ok. Abbiamo fatto l'una passata, perché all'inizio siamo andati in questi chalet. Però vabbè, lì non ho ripreso, non gliela faccio manco, e stavo a morire freddo, un freddo della miseria. C'era le persone, ma non tante quanto ce ne deve essere, che comunque era veramente fresco. C'era i ragazzi e i maschi tutti nudi, cioè nel senso con i jeans corti, no? I vestitini, le femmine, i ragazzi con i pantaloncini corti, boh. Più betta che ci siamo, ancora di freddo, anche il ragazzo di Betta, l'amica mia, e il ragazzo e Roberto, ci cioè, stavamo a morire freddo, vedevamo questi e sentivamo ancora più freddo, sinceramente. Vabbè, niente. Mo, cioè, sto fan video, te fai... Cioè, boh. Vabbè. Il tatuaggio non si vede. Comunque, così lo vedete meglio. Vabbè, comunque lo farò vedere meglio domani. Domani, appena faccio così, dai, domani. Adesso stoppo qua il video, vedo la buonanotte, però non è Wikivlog. Riprendo il video di domani. Un pezzettino solo per farvi vedere il tatuaggio. Appena lo lavo, lo pulisco e tutto, dopo ve lo faccio vedere, faccio un pezzo di video e ve lo faccio vedere. E niente. Io adesso vi saluto. E ci vediamo domani tra 3, 2, 1. Eccomi! Foto 3, 2, 1, eccomi. Allora, adesso vi faccio vedere il tatuaggio. È bellissimo, ho levato la pellicolina, il cellophane, poi dopo l'ho sciacquato con il sapone liquido. Se avete quello lì comunque intimo è meglio, però fa lo stesso anche il sapone liquido. E poi ho messo la crema, quello che mi ha dato il tatuatore. Però adesso non c'ho la pellicolina, ovviamente solo alla notte, ed è per una settimanella, devo fare così. Oh, l'ho detto anche ieri, però ve lo rispiego meglio adesso. E per una settimanella devo fare così. Adesso scusate, ma sto a casa di Roberto, come sapete oggi è domenica, vabbè. Ieri era sabato quando avete visto il video, vabbè. Ripeto, non è un wiki vlog, l'ho messo solo insieme. E non è stato un vlog chissà che, però dai, tanto che non lo facevo, ho detto tutto cazzate via. E quindi sono qua nel terrazzo di Roberto, che ho finito a fumare adesso. E c'è un sacco di vento, cioè fate caso. Cioè i capelli, mi vedete proprio tutta messa male, però vabbè. Adesso faccio vedere il tatuaggio. E siccome questo tatuaggio è costato 300 euro, ci vorrebbe pure che fate la crema, ma la ne credo regalata comunque, perché tanto ho pagato 300 euro il tatuaggio, la crema me l'hanno regalata, che infatti non ho pagato di più niente, tutto sempre 300 euro. La crema apposta di loro per i tatuaggi, è un fregnetto così. Il tatuaggio è questo, guardate se bello. Vedete, così pare storto, ma è dritto, vedete, dipende come mettete il braccio. Lo faccio vedere da vicino. È proprio come lo volevo io, cioè è bellissimo. Va a finire qua e poi qua dietro. Cioè è bello proprio, ecco, così vedete meglio. Pare proprio vera la gemma. Cioè è bellissima proprio. Poi mi ha controllato anche questo del tatuaggio. Questo da spalla no, perché c'ho la maglia fino a qui e non mandava su. Questo qua del cane. E poi mi ha controllato anche questo qua. Questo. E mi ha detto che infatti i colori a me mi tiene nel bel po'. Che di solito questi colori qua, viola, rosa, questi colori qui, dopo un annetto nemmeno ti diventano grigi. A me invece, ha detto, a te proprio niente, infatti essa ci è rimasta male. Che di solito si scolorisce questi colori qua un po' più scuri, tipo viola, blu, rosato. Ma guardate questi quanti sono vivi, aspetta. Questi colori posto arancione, bellissimo. Perché se metto, siccome vedete, sono proprio chiara, bianca, di pelle, vedete i colori ti tiene tanto, ho detto, difficile che te si schiarisce, ne sono contenta. Ma questo è veramente bello. E tu poi te li curi bene, infatti ci sto molto attenta, ci tengo a ste robe, anche alla salute mia, voglio dire, anche a curarmi bel tatuaggio. Ed è questo qui, mi piace un bel po' anche le perline, guardate. Bellissime, proprio realistico. Io ho fatto aggiungere praticamente la gemma, la pallina, questa qua delle micro perle, o madre perla, come si chiama, l'ho fatta fare lì in mezzo più grande, se no era piccola con me quest'altra, e qua in mezzo pure... In teoria non ci andava la gemma, me ce l'ho messa, è più arricchito almeno così. Non è pacchiano che rimane lì sta bozza così gigante. Che poi pare grosso, ma non è tutto sto grosso. E ho aggiunto le gemme. Quindi una, a parte quella di mezzo, vabbè che ce l'ho essere. E la 3 e la perlina, questa qua un po' più grande, ho fatto aggiungere. Mi piace veramente tanto. Sono felicissima. Yeah. Dato come vi ho detto già che io non porto bracciali, queste robe così, quindi questo è come fosse un bracciale che ho sempre qua. Quelli che si mettono proprio
così, no, incastrati. E mi piace veramente tanto, spero che piaccia anche a voi. E dopo, quando potrò, andrò a fare la boccetta dello smalto, che comunque lo farò. E quindi niente, comunque ho visto i sondaggi su Instagram, ha vinto il bracciale. Io ho visto che di più, perché io ho messo una foto su Instagram, un sondaggio, ho messo la foto del bracciale che non era uguale a questo, perché lei ha fatto un miscuglio di due bracciali, praticamente, che è un bracciale, comunque sì, l'ho detto anche ieri, questi qui si chiamano gli ornamental, questi tatuaggi, non manco lo sapevo, capirai, vabbè, me l'ha detto lei lì, e vi rendete conto, è la prima volta che fa questi tipi di tatuaggi lei, perché lei di solito fa, è la mia tatuatrice che mi ha fatto il lupo, il cavallo e il cane, quindi questo è il quarto tatuaggio che mi faccio fare da lei, però in tutto ce ne sono 5, perché c'è uno qua dietro. È la prima volta che lo fa che c'è, si cimenta. All'inizio, quando ha cominciato, che vedete c'è tutte linee, e Sam ha detto: Greta, per fare smaltire oggi con tutte queste linee. Invece dopo poco stava a fare e ci ha preso gusto. Io sono pure stata soddisfatissima, che non pensava mai, che immaginava che diventasse così bello. Cioè praticamente sono stata da capo, se penso se veniva male il tatuaggio. E invece è venuto che una bomba. Io ho fatto, ma a parte, io ho detto a lei: te sei bravissima a tatuare, cioè voglio dire, quindi come se fare determinate altre cose, ovviamente su queste non si è mai cimentata, e gli è venuta che una bomba. Almeno così, se un'altra ragazza gli chiede di fare un ornamento a queste robe qua, cioè sa che lo sa fare, insomma, è molto molto bene. Poi, e è stata soddisfatta anche lei moltissimo, eppure sono stata contenta anche per lei comunque, cioè, ma io sono stata, cioè, non la cambierei mai al mondo proprio, bellissimo, faccio rivedere, stupendo, faccio veramente tanto, bello bello. Mi piace un sacco. E niente, che dirvi. Volevo fare un video a parte su come praticamente devo tatuare. Sì, devo tatuare, come praticamente devo, cosa, come si dice? Come si cura il tatuaggio, però non so come mettere, perché lo devo lavare tutto. Comunque vabbè, lasciamo perdere, non lo faccio. E no, niente, mi piace veramente tanto. Sono contentissima, facciamo un po'. Niente, io comunque spero che questo, mi pare di avervi detto tutto comunque, e io spero che questo videovlog comunque vi sia piaciuto, anche perché è un pezzo che non li facevo. Comunque tra 2 settimane farò un altro videovlog, perché andremo a Porto Recanati, sempre con quest'altra coppia che c'era ieri con noi, e vedo se un'amica mia si porterà la nipote Sofia, che così sta anche con Fiolo, stanno in compagnia, perché a William ce lo porto. Allora, ma Porto Recanati, che il 9 di giugno ha cominciato, però inizia, cioè ne è aperto il 9 di giugno e finisce ad agosto, non so quando, quindi c'è molto tempo per andarci. E loro, perché la prossima settimana c'è il compleanno della nipote, che fanno una roba in famiglia, quindi io non ci vado, fanno una roba in famiglia così, e quindi non ci sono. Quindi tra 2 sabati, non questo qui che viene, ma quello della ancora, andremo a Porto Recanati, che hanno messo su un park nuovo. Boh, dalla foto ho visto un sacco di giochi bellissimi, c'è quello degli specchi, c'è sta, mi pare anche quello lì dell'acqua, pare tipo Mirabilandia, tra virgolette, diciamo. E bellissimo. E quindi niente, andremo là, quindi sicuramente il vlog lo farò, ovviamente. Quindi aspettatevi un altro vlog, sperando che tutto va in porto, tutto va bene e ci si va, ma credo di sì. E quindi niente, io e il mio tatuaggio nuovo vi salutiamo. E niente, che dirvi, spero che questo vlog vi sia piaciuto, mettete pollice in su, sotto il video commentatemi, fatemi sapere, poi vedrò sotto nei commenti poi chi ha indovinato che era Andrea, cioè che farei questo, io perché quando ho fatto la live comunque avevo detto da boccetta di smalto e non l'avevo visti questi ancora, sinceramente, a pare di no, l'avevo anticipato, no no, l'avevo visti invece, che cacchio dico, che non sapevo quale due andava a fare. E invece no, il boccetto smalto costa 120. Però visto questo mi è piaciuto, l'ho fatto. È 2 o 3 anni che non mi tatuavo. Io perché ho altri tatuaggi in mente ancora da fare, ma non tanti, neanche ce ne sono altri 10 che non mi voglio riempire, che non mi piace, tutta piena. E poi quando avrò finito e basta, poi non mi tatuerò più. Però vabbè. Che poi ne dovremo fare uno io e Roberto, che me lo fa qua. Credo qui. O qua per così. Oppure qua per così. Non lo so. O uscite sbiego o quadrito qua, non lo so dove c'è l'osso qua. Dobbiamo fare la data in cui ci siamo messi insieme, che è il 3 giugno del 2003. E non so dopo come fare il numeretto, quello dobbiamo fare insieme. Dopo ovviamente lo farò andare in un altro posto, non lo so, dove vediamo. Quello è un altro dei tatuaggi che avevo in mente da fare. E quindi niente. Cosa bello, bellissimo. Lasciate perdere i miei braccioni giganti. Niente, io comunque, se vi ripeto, spero che il vlog vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete poi
ci sono stati commenti, commentate, fatemi sapere se vi piace, se la tatuatrice per voi è stata brava o meno. Cioè dai, guardate che roba, bellissima proprio. Ve lo faccio rivedere. Stupendo. E niente, vi saluto, vi mando un bacio. E ci vediamo presto al prossimo video. Ciao.